Vedo che c'è già in linea Augusto, vedo che c'è già in linea anche Fabrizio, che invito ad accendere cam e microfono. Buongiorno a tutti. Ciao Ciao. Fabrizio. Ciao, ciao. Vediamo se anche Augusto Buongiorno, è arrivato. buongiorno. Buongiorno Augusto e buongiorno Fabrizio. Buongiorno Innanzitutto a te. grazie di essere presenti. Racconto un piccolo antefatto. Venerdì scorso mi contattate e mi dite: abbiamo intercettato questa vostra iniziativa, sarebbe bello parlare di franchising. Io avevo già l'agenda praticamente full. In contemporanea, come arrivava questo contatto, un'altra persona mi ha detto: guarda, ho un problema, non riesco ad esserci, per cui devo liberare lo slot. Sembravano le due cose fatte in sincro, per cui ho ribloccato immediatamente lo slot e ho detto: interessante parlare di franchising, un tema che in piattaforma non abbiamo ancora parlato, non abbiamo ancora trattato, e da lì nasce, diciamo, questo incontro di oggi. Fatto in corsa, nei giorni scorsi abbiamo fatto un po' di call di allineamento ed eccoci qua oggi a trattare il tema. Non voglio rubare ulteriore spazio, vedo Augusto frizzato. Augusto, ci Sì, sei? ma ho messo solo ho tolto il video un attimo. Ok, perfetto. Eccomi qua. Perché stavo dicendo, non rubo ulteriore spazio, visto che abbiamo già rubato un paio di minuti. Lascio a te, Augusto, presentarti, dare il contesto in cui operi, così poi proseguiamo nella conversazione anche insieme a Fabrizio. Intanto grazie, dopo Sì, nella allora. seconda parte io magari interagirò per fare qualche domanda che arriva dal pubblico, eccetera. Pronti, via. Lascio a te. Sì, allora intanto grazie a voi per l'ospitalità. Crediamo che il tema del franchising possa essere un tema interessante e lo crediamo per una serie di motivi. Allora io rappresento Assofranchising, ne sono diciamo, il responsabile gestionale, chiamiamolo così, nel senso che come tutte le associazioni di categoria, come tutta, abbiamo un presidente che è il soci e un segretario generale, un direttore generale a seconda dei casi, che invece è chi si occupa della gestione operativa dell'associazione. Io mi occupo di questo secondo aspetto e che cosa fa Assofranchising? Allora, è l'Associazione Nazionale del Franchising, quindi rappresenta i franchisor, di cui peraltro Fabrizio Mantovani, che sentirete tra poco, è una delle espressioni non solo nel nostro consiglio direttivo, ma anche delle realtà più importanti in Italia. A questo proposito, magari proviamo a raccontarvi un po' il franchising con veramente due numeri, ma una cosa veramente molto, molto veloce e semplice, ma che secondo me rende più rapidamente e meglio il senso di cos'è il franchising. Quindi magari vi condivido una brevissima presentazione. Allora, il franchising in Italia è questo che state vedendo, quindi è qualcosa che esiste in Italia da quasi 20 anni, che ha un giro d'affari delle reti retail che supera nel 2000, questi sono dati 2018, stanno per uscire i dati 2019, supera, dicevo, i 25 miliardi di giro d'affari. Per darvi un'idea, è quasi un punto e mezzo di PIL. In questi giorni sulle varie TG vediamo girare i numeri dei più svariati. Ecco, il giro d'affari che genera questo comparto è di questa proporzione. I punti vendita in franchising, quindi vuol dire di fatto i negozi, in alcuni casi gli uffici, sono quasi 54.000. Un migliaio sono le aziende che operano utilizzando questo format, perché ricordiamo a tutti che il franchising è un formato distributivo, quindi è qualcosa che come dire, non è legato a un comparto specifico, ma è un formato. Quindi, come tutti i formati distributivi, è trasversale all'interno dei settori. Ci sono, dicevo, circa un migliaio di aziende che operano utilizzando il franchising, alcuni con una formula mista, per cui hanno una parte della rete, quindi
che rientra all'interno di quei 54.000 punti vendita, e invece magari una parte di punti vendita ce li ha di proprietà, quindi li gestisce direttamente e senza l'intervento di terze parti. Adesso vi spiegherò cosa significa terze parti. Complessivamente occupiamo come sistema franchising quasi 210.000 addetti. E peraltro prima di questo, come dire, di questo momento un po' critico che stiamo vivendo, la maggior parte dei franchisor avevano espresso i loro piani di sviluppo per il 2020 e questo 207.000 circa sarebbe facilmente diventato 220.000. Purtroppo la situazione ovviamente ha investito anche il franchising e ha un attimo congelato alcuni piani di sviluppo. Dicevo, perché differenza tra un punto vendita gestito direttamente e in franchising? Allora, la differenza fondamentale è che il franchising è un format che prevede di fatto due attori. Uno che si chiama franchisor, che appunto è rappresentato poi dal mio collega Fabrizio Mantovani, che è, diciamo, il gestore, il capofila, diciamo così, di una catena distributiva. Quindi è colui il quale ha la proprietà, prima di tutto, del know-how, quindi del come si fa quella data cosa. Ha, nella quasi totalità di casi, la proprietà di un marchio e ha, ovviamente, come dire, la diretta gestione dello sviluppo di questa catena di punti vendita su un territorio delimitato, che può essere quello nazionale, oppure vedremo, come nel caso appunto che ci racconterà Fabrizio, anche a livello internazionale. L'altro attore altrettanto fondamentale è quello che tecnicamente si chiama franchisee, quindi è l'affiliato, è quell'imprenditore, perché è un imprenditore al pari del franchisor, che decide di appunto affiliarsi ad una rete. Perché uno si dovrebbe affiliare e non fare l'imprenditore indipendente a tutti gli effetti? Questo è un po' il segreto del franchising, se volete. Uno si affilia perché, per i motivi che vi ho detto prima, cioè Fabrizio Mantovani con tutto il gruppo Mailboxes, di cui ci parlerà, ha sedimentato in una storia molto lunga e importante una serie di conoscenze, quindi il know-how di cui parlavamo prima. L'hanno già costruito, l'hanno codificato, l'hanno scritto e l'hanno reso fruibile a chiunque si voglia associare, affiliare a quella rete. Quindi la differenza principale tra inizio da solo oppure divento franchisee di una rete sta proprio nella possibilità di approfittare di tutto quel bagaglio di conoscenze, spesso ventennale, trentennale, cinquantennale, che è stato fatto dal franchisor e che il franchisor mette a disposizione. L'altro ovviamente è il brand, perché un conto è aprire un punto vendita che si chiama, io mi chiamo, come vedete, Augusto Bandera, quindi si chiama Bandera Express e nessuno lo conosce, e un conto è operare sotto il cappello molto più conosciuto di un brand come può essere Mailboxes. Il vantaggio è evidente. Oltre ad essere immediatamente riconoscibile da chi passa per la strada, ovviamente beneficia anche di tutta quella comunicazione di brand che il gruppo di Fabrizio può mettere a disposizione centralmente, con una capacità di spesa e di investimento che sicuramente non è paragonabile con quella che posso avere io in totale indipendenza. Ma torno al punto fondamentale, il know-how. Non mi devo inventare giorno dopo giorno come si fa a gestire un punto vendita che di mestiere fa quello che fa Mailboxes. Me lo raccontano loro, mi formano loro, mi danno loro tutti gli strumenti. E quindi questa è la, come dire, la formula, dal mio punto di vista, molto solida e vincente del sistema distributivo in franchising. Come dicevo, però, gli attori sono due. Il franchisor, ideatore della catena o detentore di una licenza master per un dato territorio, eccetera, e il franchisee. Entrambi devono essere ovviamente molto bravi, seri,
e costruire insieme quello che è il successo della catena. Insieme vuol dire che ovviamente non solo centralmente verso i territori vengono distribuiti una serie di vantaggi, ma anche dai territori verso il centro, perché ovviamente ogni singolo punto vendita può entrare in contatto con realtà diverse che possono ad esempio suggerire nuovi filoni di business che magari di nuovo io in totale autonomia non sono in grado di sviluppare, ma che riportati centralmente possono invece diventare un nuovo filone di business di cui poi si avvantaggia l'intera catena. Se andiamo proprio nel dettaglio di Asso Franchising in particolare, Asso Franchising rappresenta in Italia dal 1971 i franchisor, quindi i proprietari delle catene. È una scelta di campo molto precisa, perché evidentemente siamo, come tutte le associazioni di rappresentanza o come magari avrete sentito parlare di corpi intermedi, sono delle associazioni che si pongono tra l'imprenditore e quello che è il corpo, diciamo, come dire, legiferante dello Stato in cui operano. Quindi sono tendenzialmente delle organizzazioni che in altro modo, se volete, si possono chiamare portatori di interesse. Quindi noi facciamo un'attività di rappresentanza degli interessi dei franchisor e quindi del franchising in tutte le sedi istituzionali. Lo facciamo rappresentando come forza 30.000 punti vendita, vi ricordavate 54.000 in Italia, 30.000 di quei 54.000, rappresentando circa la metà del giro d'affari italiano del format franchising e la metà dei dipendenti. Oltre alla rappresentanza, evidentemente, noi col tempo abbiamo anche costruito un ruolo per l'associazione che è quello di supporto anche nell'operatività ai nostri associati. Quindi, ad esempio, sempre per fare l'esempio di mailboxes, eccetera, abbiamo costruito nel tempo un rapporto che, ad esempio, è teso ad aiutare l'azienda Mailboxes a, come dire, trovare nuovi affiliati lungo il territorio nazionale. Quindi loro, insieme ad altri nostri associati, hanno costruito con noi un format itinerante in cui andiamo in giro per il paese a presentare i vantaggi e gli interessi che può avere il format franchising, perché per attrarre appunto nuovi imprenditori che decidono di associarsi ad una rete, di affiliarsi, scusate, ad una rete. Quindi questo è uno degli N servizi, piuttosto che in questo periodo un po' disgraziato della nostra vita professionale, stiamo dando un supporto sul fronte legale, ovviamente facendoci aiutare da primari studi sia tributaristi che legali puri, eccetera, per dare delle linee guida e degli indirizzi a tutti i nostri soci per interpretare al meglio quello che sono, ad esempio, i vari decreti che si stanno susseguendo. Piuttosto che invece facciamo attività di formazione molto mirata, piuttosto che invece magari più come dire, generalizzata, quindi o andando semplicemente a spiegare i pilastri del format franchising, oppure molto specifici e settoriali. Ad esempio, abbiamo un corso di formazione sull'utilizzo del digitale nel retail, piuttosto che su come ottimizzare la cyber security all'interno delle realtà nostre associate, eccetera. Quindi diciamo che facciamo la rappresentanza e ovviamente ci occupiamo anche di servizi a supporto del core business dei nostri associati. Questo rapidamente è un po' appunto il chi è e cosa fa Asso Franchising. All'interno di questo contesto, ovviamente, ho toccato un po' il punto di questi giorni. Quello che in questi giorni, ad esempio, stiamo facendo, oltre a quello che vi ho detto sugli studi legali, è avere in sede quasi permanente il consiglio direttivo
di cui tra l'altro Mailboxes fa parte, appunto, che ogni giorno, o in alcuni casi saltiamo solo una giornata, ci riuniamo ovviamente in videoconferenza per cercare di interpretare al meglio le necessità che stanno sorgendo, non solo nel franchising, ma anche nel retail in generale, ma ovviamente lo riportiamo sempre nell'alveo del franchising, per essere il più rapidi possibile nell'intervenire nei tavoli governativi in cui sediamo, nel cercare di dare la nostra mano, il nostro supporto nel prendere decisioni. Perché? Perché è evidente che alcune decisioni attengono a, come dire, un know-how di natura tecnica. Faccio un esempio banale, per magari ci sono dei colleghi che commercianti collegati. Se pensiamo al credito d'imposta sul fronte degli affitti, quindi il recupero del 60% dell'affitto tramite credito d'imposta, in una prima emanazione è stato fatto su categorie catastali molto precise, che sono i negozi. Noi sappiamo che, per esempio, chi opera dentro i centri commerciali molto spesso non è nella stessa categoria catastale, oppure non ha un contratto d'affitto, ma magari ha un contratto di cessione di ramo d'azienda. Ecco, questa è chiaramente un'incongruenza che rischia di penalizzare alcune categorie, pur essendo, come dire, assolutamente identici nel modo di operare, nel tipo di business che fanno, nel codice Ateco addirittura, quindi proprio nell'oggetto sociale. Due entità identiche, una può accedere, l'altra no. Ecco, queste incongruenze noi lavoriamo per limarle ed eliminarle. In più, ovviamente, stiamo lavorando con il consiglio direttivo anche nella strutturazione di una serie di piani di rilancio, perché, come vi dicevo all'inizio della mia chiacchierata e del mio monologo, siamo pronti, stiamo costruendo dei piani per garantire comunque quell'aumento occupazionale che naturalmente il franchising sta portando al paese. E lo sta facendo da 10 anni, perché il franchising negli ultimi 10 anni ha avuto dei tassi di crescita mediamente del 2% all'anno, sia in termini di valore aggiunto generato, sia in termini di occupazione. Quindi noi su questo fronte non ci siamo fermati e stiamo cercando di lavorare con i nostri soci, soprattutto quelli che siedono appunto nel consiglio direttivo, ma non solo loro ovviamente, per cercare di creare le condizioni per mantenere e possibilmente, perché no, amplificare la possibilità di crescita legata al franchising non appena saremo in grado di tornare in una situazione almeno di semi-normalità, se non di normalità. Quindi diciamo che il sistema è un sistema che da oltre 20 anni funziona perfettamente. Noi siamo convinti, oltre 40 anni, scusate, funziona perfettamente, noi siamo convinti che continuerà non solo a funzionare, ma anzi sarà uno dei pilastri e dei traini su cui si potrà concentrare il rilancio, e siamo convinti di questo per i motivi che vi ho detto in apertura, perché comunque è un sistema per fare impresa che riduce, non elimina, per cui mi raccomando non nessuno pensi che questo è l'uovo di Colombo e l'eliminazione dei rischi. No, parliamo comunque di capitale di rischio, parliamo comunque di impresa, quindi la rischiosità di un'impresa c'è sempre, ma il franchising limita molto il rischio, proprio per quello che vi ho detto all'inizio, perché non devo imparare da zero, ma ho qualcuno che è già arrivato molto avanti. Non devo costruire un brand noto, ma c'è qualcuno che l'ha già costruito. Non devo trovare una serie di investimenti, ad esempio in comunicazione, perché ce li ha già qualcun altro. Non devo magari condividere, non devo accumulare un rischio di capitale circolante, ma magari lo condivido con qualcun altro. Quindi se pensate a un negozio di abbigliamento, molto spesso i format franchising sono in conto vendita. Voi capite bene che un conto è avere 150-200 mila euro di merce in magazzino che io ho anticipato, e un conto è avere 150 mila euro di merce che uno mi ha dato da vendere. Per me è molto diverso. Quindi diciamo che tutti questi benefici messi insieme fanno sì che noi siamo convinti che il format franchising potrà essere uno dei pilastri su cui poter puntare non appena appunto torneremo, come dicevo prima, in una situazione di semi-normalità, direi.
Ora mi taccio e, come vi dicevo, lascio la parola a Fabrizio Mantovani, che invece ci racconterà, mentre io ho fatto un po' un cappello su com'è e cos'è il mondo del franchising, il mercato del franchising in Italia, Fabrizio Mantovani sarà in grado di raccontarci la specificità di un caso che io ritengo uno dei più grandi casi di successo a livello mondiale. Non lo dico perché c'è Fabrizio, con cui con una certa amicizia voglio fare della piaggeria, ma perché sono assolutamente convinto che il caso Mailboxes sia davvero un caso di grande successo internazionale, soprattutto un caso di successo internazionale italiano. Grazie mille. Grazie a te Augusto, buongiorno a tutti e innanzitutto vi ringrazio di partecipare a questo webinar al quale mi fa molto piacere dare il mio contributo. Partirei col mettervi a disposizione innanzitutto la presentazione che utilizzeremo. Bene, credo che possiamo iniziare. Volevo conferma che si vedesse, che fosse visibile. Sì, sì, era visibile, adesso sei uscito dalla modalità tutto schermo. Ok, adesso mi rimetto allora in modalità tutto schermo. Perfetto. Bene, ore visibili. Innanzitutto rinnovo il mio ringraziamento per tutti i partecipanti e per l'invito a questo webinar. Mi fa piacere, come dicevo, partecipare a queste occasioni nelle quali raccontare di Mailbox, eccetera. E farlo attraverso un webinar è una scelta interessante, secondo me, in questo periodo. Mi piace ricordare che proprio in questo momento così difficile per tutti e veramente atipico, abbiamo deciso e ho deciso personalmente di convertire, di portare tutte le attività che l'azienda può portare sul web in versione digitale, e di farlo tutti i giorni. Perché credo che questo momento così quasi surreale a volte che ci rendiamo conto di vivere sia un momento che ha degli aspetti positivi che dobbiamo cogliere nell'immediato. La possibilità di fermarci, di pensare anche al futuro, a come riprogettare, a come ripartire dopo questo momento di rallentamento. In questi giorni sento tante persone, anche tanti colleghi, tanti dei nostri affiliati, ecco, e in moltissime persone, questo mi fa molto piacere, sento una grande energia, un grande desiderio di voler ripartire non appena le condizioni ce lo permetteranno. Ecco, e questi webinar che oggi possiamo fare, credo che possano essere un'occasione per tutti coloro che partecipano e per noi e noi insieme di poter pensare e progettare il futuro, di progettare quello che potremo fare domani. E allora oggi, parlando di Mailbox, eccetera, e della nostra esperienza, mi piacerebbe condividere con voi due aspetti principali. Il primo aspetto riguarda la formazione, cioè la formazione che noi mettiamo a punto ed eroghiamo per gli imprenditori MBA, cioè per coloro che sono proprietari di un centro servizi MBA. E poi un altro argomento importante è il supporto che MBA offre all'e-commerce, agli e-tailer, a coloro che vendono online. Ecco, approfondiremo insieme questi due argomenti, ma prima di questa parte di approfondimento vorrei fare una rapida introduzione di Mailbox, eccetera, e del panorama all'interno del quale Mailbox, eccetera, si muove e si è sviluppata in questi anni. Partirei con un video molto interessante e mi auguro che anche attraverso la piattaforma si riesca ad avere una buona qualità sia video che audio. Se così non fosse lo interrompiamo e quindi vi chiedo di darvi un segnale, un feedback rispetto a come funziona. Ma partirei col farvi vedere, farvi ascoltare questo video che vi racconta e vi introduce la realtà della rete Mailbox, eccetera, nel mondo. Connettersi con gli altri non è mai stato così semplice ed emozionante. In un mondo iperconnesso occorre diventare sempre più efficienti nel collegare al meglio persone, cose ed emozioni.
Trovare sempre nuove soluzioni personalizzate per affrontare le sfide quotidiane è la missione di Mailboxes etc. Siamo abilitatori di soluzioni. Noi siamo People Possible. People Possible è un approccio cliente-centrico. È l'arte di combinare innovazione, tecnologia ed empatia perché il cliente raggiunga i propri obiettivi. People Possible si attua nella rete capillare di centri servizi MBA gestiti da persone appassionate. MBA si focalizza su logistica, imballaggio, spedizioni, stampa, marketing e comunicazione. Propone soluzioni in outsourcing di facile accesso sia per i privati che per le piccole e medie imprese e aiuta i propri clienti a gestire in maniera efficiente il proprio business e le proprie attività. Fondata nel 1980 a San Diego, in California, Mailboxes etc. è stata portata in Italia da Graziano Fiorelli, che ne è diventato il Master Licensee. Nel 2009 MBA Italia ha acquisito dall'allora proprietaria MBA Inc. tutti gli asset ad esclusione del Nord America, diventando così MBA Worldwide. Gli anni successivi hanno visto una continua crescita. Poi nel 2017 ecco una nuova pietra miliare, l'acquisizione di due società americane, Postnet ed Alpha Graphics, che ha portato il numero dei centri servizi a 2600 in 44 paesi, di cui 500 negli Stati Uniti, ed il fatturato consolidato a quasi $1 miliardo. Alimentati da passione, disciplina e innovazione, vogliamo continuare a crescere per essere sempre più People Possible. Un'attitudine, un punto di riferimento ed una vocazione. MBA aiuta i clienti a trasformare le proprie sfide personali e professionali in obiettivi raggiunti. MBA lo rende possibile. Mailboxes etc. è People Possible. Ecco, quello che emerge di interessante nella storia di Mailbox etc. è che è, e lo dico con orgoglio, un'azienda che dal 2009 è un'azienda italiana, è nata negli Stati Uniti nel 1980, ma dal 2009 la nostra società italiana ha acquisito i diritti per tutto il mondo. E oggi nel grafico che vedete, vedete la nostra presenza a livello mondiale che non si limita solo al marchio Mailbox etc., ma dal 2017 anche ai marchi Postnet e Alpha Graphics. Sono due altre reti che già esistevano negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo e che abbiamo acquisito al 100% e che oggi fanno parte del nostro grande network che ha più di 2600 punti vendita in 40 paesi del mondo. L'Italia è l'headquarter mondiale di tutta questa rete ed è il paese dove abbiamo il maggior numero di centri. In Italia ci sono i centri, quelli ad insegna, Mailbox, eccetera, che sono oltre 500, con ancora però un buon numero di aree libere, di zone libere, dove poter aprire nuovi centri. I centri Mailbox, eccetera, sono centri servizi che offrono servizi alle aziende, dalle piccole e medie aziende, ma anche alle grandi aziende, e ai privati, cioè ai consumatori privati che entrano in negozio e utilizzano i servizi all'interno del punto vendita. I servizi principali che ogni centro MBA offre ai propri clienti sono innanzitutto le spedizioni e l'imballaggio, la micrologistica, la stampa, la grafica e la comunicazione e la domiciliazione, cioè la possibilità di ricevere merci, pacchi e merci all'interno del proprio centro dove poterli venire a ritirare. Sono servizi estremamente interessanti sia per il target azienda, quindi cliente business, sia per il target privato. Ogni centro MBA in Italia e nel mondo è gestito ed è di proprietà di un franchisee, di un affiliato che è un imprenditore indipendente che ha deciso di utilizzare il metodo, il modello distributivo del franchising che prevede appunto la possibilità di utilizzare un marchio, un know-how e tutti gli accordi quadro messi a disposizione dal franchisor, cioè in questo caso da Mailbox etc. Questa è l'idea che un imprenditore, a partire dalla sua voglia di mettersi in proprio, può realizzare grazie al supporto che la rete in franchising gli offre. Fare attività in franchising, ecco, lo possiamo sintetizzare in un claim dicendo che è un modo di essere imprenditori senza essere soli.
E uno degli elementi centrali che un imprenditore affiliato a una rete in franchising deve cercare, deve trovare all'interno della sua rete, secondo il mio punto di vista, è sicuramente uno degli argomenti che oggi avrei piacere di approfondire con voi, che è il tema della formazione. La formazione è ciò che consente a una persona, ad una organizzazione, di fare una certa attività che prima, fino a quel momento, non sapeva fare. E vedete, tipicamente, chi entra a far parte di un network in franchising faceva precedentemente un altro lavoro, era impiegato in un altro tipo di attività, ma decide di affiliarsi, di entrare all'interno di un network perché all'interno di quella rete vuole innanzitutto ottenere la formazione, il know-how necessario per poi fare bene quell'attività. Per cui puntare sulla formazione è sicuramente il primo passo che una buona rete in franchising deve fare per dare il primo supporto, il supporto iniziale a un nuovo imprenditore che deve cominciare a svolgere una determinata attività. All'interno di MBE puntiamo molto sulla formazione. Pensate che la formazione per i nuovi affiliati dura 6 settimane. C'è una prima settimana di formazione che viene fatta attraverso una sessione di osservazione che dura 5 giorni all'interno di un punto vendita operativo. Cioè si invita il futuro imprenditore MBE a stare per una settimana insieme ad un affiliato MBE che è stato formato per fare il trainer. Si invita a stare all'interno di questo negozio operativo per cominciare a respirare l'ambiente tipico come il box eccetera e prendere confidenza con la tipologia delle attività che si fanno nei negozi MBE e con anche il linguaggio e il metodo organizzativo del tipico centro mailbox eccetera. Terminata la settimana di osservazione si passa poi alla formazione in aula, formazione che dura 3 settimane e che approfondisce la parte principale delle attività che poi l'imprenditore svolge all'interno del proprio centro. Durante le 3 settimane in aula, con un'attività full time, 8 ore al giorno, si fanno sia lezioni teoriche che lezioni pratiche. Nelle lezioni teoriche si affrontano i temi principali necessari per la gestione del business MBA e durante le azioni, le lezioni pratiche si fanno invece dei veri e propri role playing. Questi role playing sono molto utili sia per la parte di gestione del cliente privato, cioè il rapporto col cliente all'interno del negozio, ma anche e forse direi soprattutto per la parte di vendita dei servizi alla clientela business. Perché questa parte di attività legata alla ricerca e al mantenimento della clientela business è sicuramente un'attività sulla quale è bene fare molta pratica e molto esercizio, perché significa acquisire attraverso questo tipo di formazione quegli skills necessari per poi andare a proporsi con successo alla clientela business. Terminata la formazione teorica di 3 settimane all'interno dell'aula nel box, si passa poi alla formazione pratica all'interno di un punto vendita. Noi abbiamo dei negozi, dei centri MBA, i cui titolari sono stati selezionati e formati per fare i trainer, i quali accolgono i nuovi imprenditori MBA, coloro che hanno appena fatto il corso teorico, per fare durante le 2 settimane di permanenza nel loro centro una formazione pratica. È un vero e proprio training on the job. Durante tutto questo percorso formativo iniziale, qual è l'obiettivo che ci siamo dati e che cerchiamo di perseguire al meglio ogni giorno durante la formazione? È quello di trasferire competenze operative per la gestione del centro mailbox eccetera, competenze commerciali sia con la clientela privata ma soprattutto con la clientela business, cioè aiutare i nostri imprenditori a diventare degli ottimi promotori dei servizi mailbox eccetera, in modo tale che riescono a acquisire, a soddisfare quella clientela business che tipicamente ha bisogno dei servizi principali MBA, cioè il mondo dei servizi delle spedizioni, dell'imballaggio e della grafica, stampa e comunicazione. In generale, durante la formazione iniziale, miriamo a far diventare i nostri affiliati competenti del nostro business. La cosa importante, questo vale per qualunque attività, è essere ben preparati, fare una buona formazione prima di partire, prima di iniziare l'attività. Chiunque avvii un'attività da solo deve fare esperienza
piano piano accumulare conoscenze e poi migliorare la propria attività. Nel modello distributivo organizzativo del franchising, il vantaggio importante da sottolineare è che io posso sfruttare il know-how messo a punto negli anni da chi è arrivato prima di me e ho qualcuno, in questo caso il franchisor, che mi trasmette tutte queste conoscenze e mi aiuta ad acquisirle e a farle mie per poterle mettere poi in pratica. È fondamentale partire con un buon programma di formazione prima di iniziare l'attività, prima di cominciare ad incontrare i nostri potenziali e nuovi clienti, ma è importante, su questo investiamo molto tempo, dare spazio, dedicare energia alla formazione continua, cioè alla formazione di quegli imprenditori che sono già operativi da tempo. E da questo punto di vista abbiamo deciso di distinguere il nostro programma, la nostra proposta formativa in due ambiti, l'ambito di formazione in aula e la formazione a distanza. La formazione in aula la facciamo attraverso corsi specifici dedicati a singoli argomenti legati al nostro business specifico e attraverso delle riunioni di area che facciamo sul territorio. Come vi dicevo prima, abbiamo in Italia, solo in Italia, più di 500 negozi, ma questo lo facciamo poi in tutto il mondo, dividendoli per piccole zone, facciamo delle riunioni appunto territoriali durante le quali offriamo agli affiliati l'opportunità di approfondire alcuni argomenti specifici. Facciamo però anche molto per la formazione a distanza, formazione alla quale l'affiliato, l'imprenditore e i suoi collaboratori possono accedere nei momenti che per loro sono più comodi. E attraverso una piattaforma dedicata offriamo molti contenuti sulle diverse attività tipiche MBA ai nostri imprenditori e anche a tutti i loro collaboratori. E come nel caso di oggi, organizziamo poi una serie di webinar per raccontare ai nostri affiliati le novità relative alle nostre proposte commerciali e in alcuni casi anche ad alcuni aspetti specifici del nostro lavoro, del nostro business. Il tema centrale della formazione è quindi, nel caso MBA, la possibilità di mettere a disposizione degli imprenditori nuovi, ma anche di tutti coloro che sono già operativi da anni, i contenuti principali del nostro business, cercando di puntare su una formazione di base molto significativa e poi un aggiornamento continuo, perché come per tutte le attività anche la nostra è in continua evoluzione, così come in continua evoluzione la proposta che facciamo ai nostri clienti, i servizi che mettiamo a punto per loro. È fondamentale coinvolgere gli affiliati, i nostri quindi imprenditori, in questa attività di formazione e di aggiornamento. Fermo restando che non solo i nostri affiliati sono protagonisti della formazione che noi eroghiamo, ma attraverso i sistemi che vi ho appena raccontato sono anche protagonisti dello sviluppo del nostro business, perché con i nostri imprenditori, con i nostri affiliati, facciamo anche attività sia a distanza sia in aula, finalizzate ad individuare nuove proposte e nuovi servizi da offrire alla clientela. Vedete, gli affiliati MBA, gli imprenditori MBA sono presenti sul territorio, sono in contatto con i nostri clienti, quindi sono un elemento centrale nella messa a punto di novità, di nuove proposte, di nuovi servizi per i clienti. E quindi ogni qualvolta lavoriamo su un nuovo progetto, teniamo coinvolta la nostra rete. Il franchising, infatti, se vogliamo generalizzare, quindi non parlare solo di mailbox eccetera, ma del franchising in senso ampio, è un business di relazione, innanzitutto di relazione tra il franchisor e i suoi imprenditori, i suoi affiliati. Dopodiché diventa anche un business di relazione verso i clienti, ma primariamente è una relazione molto forte, molto produttiva tra il franchisor e gli imprenditori affiliati alla rete. Questo, ecco, era quello che mi piaceva raccontarvi della nostra esperienza e del nostro modo di organizzare la formazione per tutti gli imprenditori che appartengono al nostro sistema. L'altro argomento che ritengo sia veramente attuale in questa fase anche particolare della nostra economia, è il tema dell'e-commerce e quanto MBA fa a favore dell'e-commerce. Ecco, il lavoro tipico di un imprenditore MBA
che attraverso il suo centro servizi assiste le aziende è quello di occuparsi di due attività principali: le spedizioni delle merci che le aziende devono far circolare e la grafica e la stampa e la comunicazione in generale. L'e-commerce è un ambito specifico, è un'offerta fatta su misura per gli e-tailer, cioè per tutti coloro che vendono attraverso il web. In questo caso, ai merchant, cioè alle aziende, agli e-tailer, a coloro che vendono attraverso il web, MBE per costoro, per questo tipo di clientela business, ha messo a punto delle proposte specifiche. Ed è questo un ambito di attività che si sta sviluppando soprattutto in questi ultimi anni e direi ancora di più in questi ultimi mesi in cui le vendite e-commerce stanno diventando significative ancora più di quanto lo erano state nel scorso anno, nei 12 mesi precedenti. Ma vedete, ci sono tre servizi particolari che MBE ha messo a punto per legarli al porto per gli e-tailer, per coloro, per quelle aziende che vendono online. Il primo servizio è l'MBE eLink. L'MBE eLink è una grande, bella novità che MBE ha messo a punto di recente per dare supporto a tutti coloro, piccole o grandi aziende, che fanno commercio elettronico. Che cos'è l'MBE eLink? È un plugin, è gratuito ed è di facile gestione ed è di facile configurazione ed è un supporto concreto per tutte le aziende che vendono online, perché collega direttamente l'e-commerce dell'azienda che vende sul web, consentendogli di offrire ai propri clienti una serie di servizi di livello diverso che sono contraddistinti dalla tipica qualità del servizio, mailboxes, eccetera. Andiamo nel concreto. Quali sono le funzionalità principali di questo plugin? Questo plugin, che come ho detto, si collega in maniera molto semplice e quasi intuitiva, direi, alla piattaforma e-commerce del merchant, consente di offrire al merchant e quindi ai suoi clienti questi servizi che qui vedete indicati. Cioè, innanzitutto, crea la spedizione in automatico. Il cliente del nostro merchant fa un acquisto online, cioè mette il prodotto nel carrello, lo paga, dà l'ok, arriva un alert direttamente al centro MBE collegato con quell'e-tailer e quel centro MBE è già in grado di preparare la spedizione per il cliente finale dell'e-tailer. Si genera automaticamente l'etichetta per la spedizione non appena il cliente ha dato l'ok di acquisto, si generano i dati per il tracking della spedizione ed è possibile per ogni cliente business, cioè per ogni e-tailer, gestire un listino personalizzato, dando anche differenti livelli di servizio che vanno dalla gestione del singolo collo fino alle spedizioni multicollo. È possibile gestire le spedizioni assicurate e è possibile, grazie a questa piattaforma, a questo plugin che si collega appunto al sito del nostro merchant, definire anche quali saranno i ricarichi o gli eventuali arrotondamenti che il merchant vuole mettere sui prodotti. È possibile, grazie a questo plugin, avere una vera e propria valutazione della gestione quotidiana del proprio e-commerce e avere tutta la reportistica necessaria per poter gestire al meglio questo tipo di attività, e cioè uno strumento che facilita l'attività dell'e-tailer nella gestione di tutte le sue vendite che avvengono online, togliendogli ogni pensiero per quello che riguarda la gestione successiva alla vendita che viene fatta appunto attraverso la scelta del cliente di acquistare online. Un altro servizio estremamente interessante per il mondo dell'e-commerce è l'MBE Touch, che è una app, anche questa gratuita e molto semplice da usare, che consente a ogni cliente MBE di spedire o ricevere oggetti o pacchi attraverso pochi semplici passaggi. Cioè ogni cliente MBE può, attraverso una operatività estremamente snella e veloce dal suo telefono cellulare, può fare e gestire le sue spedizioni. Qui vi do un esempio molto semplice ma concreto della semplicità dello strumento. Per chi deve spedire è sufficiente scattare una foto dell'oggetto, inserire le informazioni della spedizione, cioè a chi deve mandare l'oggetto, decidere se portare l'oggetto nel suo centro MBE più vicino o
chiedere il ritiro presso il suo domicilio e poi pagare direttamente attraverso l'app. Anche per la ricezione dei pacchi attraverso il centro Mie Vie di Fiducia è molto semplice la gestione attraverso l'app, che consente di fare tutte le operazioni per pianificare la consegna ed essere avvisati quando il pacco arriva presso il proprio centro Mie Vie individuato. E per gestire tutto il processo della attività e-commerce c'è il servizio che, diciamo, consente poi di utilizzare il centro per la ricezione dei propri pacchi e la propria corrispondenza, che è l'MVE Address, che è un servizio che offre a ogni cliente la possibilità di prendere in affitto uno spazio all'interno del centro MVE e all'interno del centro MVE ricevere tutta la corrispondenza, pacchi, buste raccomandate, ed essere avvisato quando arriva per poterlo andare a ritirare nel momento che ritiene per lui più comodo. Sono servizi, quindi MVE Link, MVE Touch, MVE Address, al servizio della gestione efficace ed efficiente, strutturata in questo modo che vi ho raccontato, gestione della vendita e dell'acquisto da parte del cliente attraverso l'e-commerce. Bene, sono due questi punti che mi faceva piacere oggi approfondire e darvi un pochino come due elementi di contributo a quello che oggi la tecnologia e la formazione possono fare per mettere gli imprenditori nella condizione di lavorare al meglio e di essere in grado di offrire dei servizi di qualità sempre maggiore. Concludo questa chiacchierata, piacevole chiacchierata insieme a voi, dandovi l'idea di che cosa vuol dire diventare imprenditori all'interno della rete MBA. Come vi ho detto prima, nel mondo ci sono oltre 2600 imprenditori che gestiscono punti vendita appartenenti alla nostra rete, 1600 sotto il marchio MBA e gli altri sotto il marchio Postnet e Alpha Graphics. Entrare a far parte della rete MBA oggi significa sostanzialmente far parte di un grande network, poter puntare sulle agevolazioni che l'appartenenza a questo network offre, avere a disposizione formazione e supporto e un marketing a livello nazionale che aiuta l'attività di ogni singolo centro e la possibilità di accedere agli acquisti attraverso accordi quadro con i fornitori, che sono di grande aiuto per tutti coloro che fanno parte del network. Oggi entrare a far parte del network MBA significa diventare imprenditori attraverso tre modalità differenti: o aprendo un nuovo centro, o aprendo un corner all'interno di un punto vendita esistente, di un commerciante che ha già un suo negozio, oppure rilevando un centro quando qualche imprenditore decide che, magari arrivato all'età della pensione, vuole vendere il suo centro e quindi ci può essere l'occasione di avviare, di rilevare un centro già esistente e quindi con un fatturato già consolidato. Nel caso dell'avvio di un punto vendita nuovo, l'acquisizione di un punto vendita nuovo, l'investimento al quale far fronte il nuovo imprenditore, comprensivo del diritto d'ingresso, di tutto quanto riguarda l'avviamento dell'attività, va da 60 a 70 mila, da 58 a 70 mila euro, compresa appunto la fee d'ingresso e tutto quello che serve per poter essere pronti e partire con l'attività. Quello che è molto interessante sottolineare, perché come vi dicevo prima il ruolo del franchisor deve essere un ruolo di facilitatore, sono le agevolazioni di tipo finanziario, di supporto finanziario che Mailbox eccetera mette a disposizione dei propri imprenditori, e lo facciamo attraverso tre accordi molto importanti con due banche, Banco BPM e Unicredit, per aiutare i nostri affiliati a richiedere un mutuo chirografario a sostegno del loro finanziamento, e Grenke Locazione, perché grazie a Grenke Locazione noi possiamo fare in modo che il nostro affiliato richieda di prendere a noleggio tutto quello che serve per allestire un punto vendita senza la necessità di comprarlo. Quindi pagare delle rate per poter avere tutto l'allestimento all'interno del suo centro e quindi diventare in maniera facilitata imprenditore all'interno della rete. Sono quindi numerosi, ecco, i vantaggi in generale direi di chi entra all'interno del modello distributivo del franchising, in particolare io lo dico per la nostra azienda Mailbox eccetera, ma credo che valga per tutti i buoni franchisor. I vantaggi sono quello di poter far parte di una grande rete, quello di utilizzare un marchio forte e riconosciuto,
che è al tuo fianco dandoti supporto nella formazione e nel supporto operativo e commerciale, e poi di metterti a disposizione una formula di business collaudata. Perché vedete, uno degli aspetti centrali, e credo che oggi possa essere un po' la sintesi del nostro approfondimento, è che fare un'attività all'interno di un network in franchising significhi mettersi all'opera con un modello di business che qualcun altro ha già messo a punto, ma ha già anche sperimentato, e che nel momento in cui inizio a farlo io posso considerarlo come un modello di business già collaudato. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, per aver partecipato a questo incontro. Spero di aver dato un contributo utile agli approfondimenti della giornata di oggi, e concludo lasciando spazio alle domande, ma anche proiettando i contatti sia mio che di Augusto Bandera con i nostri riferimenti email, qualora aveste necessità o desiderio di approfondire alcune questioni o di farci alcune domande. Ciao Fabrizio, ciao Augusto, sono Michele. Ciao Michele. Vorrei riprendere una domanda fatta da Aldo ed esploderla un attimino, riportando il discorso un po' più sul franchising e un po' meno su MBA nel caso specifico, per cui non so se è meglio che mi rispondi tu Fabrizio o è meglio Augusto. La domanda di Aldo riguardava, visto che questo know-how e questo brand è messo a disposizione di chiunque, poi alla fine paghi la fee, non c'è il rischio che, come nel caso dei negozi delle sigarette elettroniche, o parliamo dei negozi dell'erba legale o negozi di questo genere, poi ci sia una saturazione del mercato che porta tutti quanti poi a non avere abbastanza clientela da poter sopravvivere? Beh, allora, caso... magari, scusami, provo a rispondere in generale, poi Fabrizio integra con il caso specifico. Allora, in generale, il singolo brand, una delle caratteristiche che ha per l'operazione fatta in franchising è una territorialità, quindi un'indicazione territoriale in cui il affiliato può agire, che ha una esclusiva. Quindi diciamo che non è possibile contrattualmente che ci sia competition, concorrenza tra due punti vendita mailboxes, perché sarà la mailboxes di turno a distribuire territorialmente, secondo delle strategie aziendali note, l'esclusiva territoriale. Ovviamente rimane il problema della competizione generalizzata, nel senso che nei due esempi che facevi tu delle sigarette elettroniche o dell'erba legale non hai la coesistenza e quindi la concorrenza troppo intima tra due negozi dello stesso brand, ma tra due negozi di due brand diversi. E lì però purtroppo rientri banalmente nella concorrenza normale che c'è tra esercizi commerciali, e quindi molto spesso, io vengo dal settore delle telecomunicazioni, molto spesso accade che tu trovi due franchisee, uno accanto all'altro, uno a brand Vodafone, l'altro a brand TIM, magari 20 metri più avanti uno a brand Wind, e lì però appunto non è un problema legato un tema, non un problema, un tema legato al tipo di format distributivo che utilizzi. Il vantaggio invece del format franchising è proprio quello che è la distribuzione geografica, e quindi la possibilità di competere tra due entità allo stesso brand è scongiurata contrattualmente. Sì, sottolineerei più che aggiungere che, come diceva Augusto, che all'interno dello stesso brand non si creano situazioni di competizione, di sovrapposizione, proprio perché si definiscono delle aree di esclusiva commerciale. Nel caso di Mailbox eccetera, ogni qualvolta abbiamo un nuovo imprenditore, il contratto di affiliazione contiene una mappa che descrive un'area geografica all'interno della quale noi siamo impegnati a non aprire altri punti vendita.
e come definiamo quest'area geografica, come definiamo dove andare a mettere i punti vendita diversi attraverso un'analisi di mercato molto specifica, cioè analizziamo le potenzialità di un territorio, nel nostro caso sia rispetto alla clientela privata che rispetto alla clientela business, e definendo i parametri che ci interessano andiamo a capire qual è il territorio necessario per poter poi sviluppare un punto vendita. L'interesse del francesore è quello di avere degli affiliati che crescano, siano soddisfatti e producano ricavi, per cui non abbiamo interesse a mettere vicini in modo tale che si diano noia a due affiliati, ma a farli crescere il più possibile entrambi. E per fare questo ci affidiamo agli studi del territorio, agli studi di mercato che ci danno dei numeri abbastanza chiari e difficilmente poi smentiti di quanti punti vendita ci stanno in una determinata area. Un'altra domanda sempre simile, sempre nello stesso ambito. Con il fatto di essere legati a tutti quanti ad uno stesso brand, che può essere mailboxes, eccetera, o comunque nell'esempio di prima, sempre dell'erba legale o delle sigarette elettroniche, abbiamo visto che se succede uno scandalo legato ad un determinato brand, poi tutti quanti i franchising crollano. Come ci si muove in una situazione di questo genere? In che senso tutti i francesi? Nel senso, in passato, riprendendo in mano l'esempio delle sigarette elettroniche, che credo che sia quello più importante, sono usciti fuori scandali su come alcuni brand, alcune tipologie e così via causassero problemi più gravi delle sigarette normali ai polmoni. E il brand stesso della sigaretta elettronica o di quello che è troppo crollato come immagine. Come ci si muove nel caso di un crollo di questo genere, dove il franchising poi si trova vittima di una sbagliata mossa da parte del... Ma allora, io, scusa, riprendo anche una domanda che poi ho visto più avanti, dove si chiedeva se Asso Franchising ha un ruolo di garanzia. Allora, tendenzialmente mi viene da dire che ci si muove in anticipo, cioè nel senso... se io dovessi decidere di aprire un punto vendita che si occupa di spedizioni e supporto comunque alle aziende business nella gestione della loro logistica più o meno light, andrei a vedermi chi sono quelli che operano in quel tipo di business e magari vado a vedermi se sono associati a qualche associazione di cui mi posso fidare e magari appunto andrei a scegliere mailboxes e non bandiera flying. Perché? Perché bandiera flying è sconosciuto, mailboxes ha una storia, è associato ad un'associazione che tendenzialmente vedo che non ha associato brand legati a particolari noti scandali piuttosto che no, e quindi sono più tranquillo. Però, ripeto, l'ho fatto prima di iniziare l'avventura. Se la cosa accade dopo che l'avventura l'ho iniziata, ci possono essere tendenzialmente una pletora di motivi. I più semplici che mi vengono in mente sono, ad esempio, come l'esempio che citavi tu, la cannabis legale. Beh, lì non è un problema tanto di brand, è che è proprio cambiata la normativa in corsa e quindi indipendentemente da... io che ho aperto un punto vendita mi sono messo in un business che apparentemente non aveva nessun tipo di problema, anzi poteva essere un business con grandissima crescita. Hanno cambiato il panorama normativo e quindi ho avuto un problema. La sigaretta elettronica, c'è stato uno sviluppo particolarmente imperioso, diciamo così, e quindi probabilmente c'è stata una competition molto spinta. In più, all'apice più o meno della competizione sono uscite una serie di anticipazioni sulla possibilità di nocumento alla salute, eccetera, eccetera, il business si è sgonfiato. Lì però fatemi dire che non è tanto legato al fatto che il format retrostante fosse in franchising piuttosto che no. È evidente che io, che eventualmente ho investito in un negozio in franchising, se fossi stato dipendente e non franchisee, ma dipendente dell'azienda, sempre la solita bandiera SPA, che si era inventato il brand, Vapore Sano, delle sigarette elettroniche, beh, nel momento in cui le sigarette elettroniche hanno un flesso, probabilmente la bandiera Fumo Sano ha un altrettanto flesso, e se io sono lo store manager del punto vendita di Melchiorre Gioia Milano
e il brand chiude, comunque chiudo, cioè comunque non ho più un lavoro. Nel senso, se è fallito, tra virgolette, il mercato di riferimento, lì è poco rilevante il fatto che sia in franchising piuttosto che in formula diretta. È purtroppo un tipo di business che non è andato come si poteva immaginare o come si poteva sperare. Mentre, torno all'inizio e poi mi taccio, se invece non è uno di questi temi, ma il tema è ho aperto in franchising un punto vendita affiliato ad una catena che si è rivelata non solida o peggio, ha istinto criminogeno, questo rischio si può mitigare, come ho detto prima, cioè cercando, punto primo, di prendere molte informazioni, secondo, di affidarsi ad un'associazione, non necessariamente a suo franchising, però comunque ad un'associazione, a suo franchising in particolare, perché prima di associare qualcuno noi facciamo fare degli screening, ad esempio al contratto di franchising, che viene letto e studiato integralmente da due studi legali specializzati nel franchising, e se questi due studi legali non ci danno un feedback più che positivo, noi rigettiamo la richiesta di iscrizione. Parimenti facciamo una serie di analisi anche attraverso società specializzate che mappano la storia economico-finanziaria, di reputazione, di brand, di chi si propone come socio, e di nuovo, come ho detto poco fa, se non soddisfa tutta una serie di parametri non lo affiliamo. Quindi diciamo che andare a guardare dentro il corpo dei soci di un'associazione è di per sé un minimo di garanzia in più rispetto all'andare in modo più casuale ed empatico. In generale non parlo solo del franchising, non parlo solo del retail, parlo di tutto. Bisogna poi fare attenzione ovviamente a quei business che hanno una scalata estremamente veloce costruita su una moda, perché lì intrinsecamente di solito c'è un minimo di rischio in più. Quindi è chiaro che è più facile probabilmente scalare, ma è anche molto più rischioso, per cui è meno solido il terreno su cui mi muovo. Grazie mille allora Augusto e Fabrizio, siamo arrivati al termine dell'ora che avevamo a disposizione, per cui vi ringrazio per la vostra presenza qua e per aver portato...